che mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi, siamo a posto. In bici. No, no, in Italia. Yes. Senso. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi. Ed eccoci qua, ragazzi, ci stiamo avvicinando sempre di più alla prossima meta. Forse dal contesto paesaggistico potreste iniziare a capire dove sto andando. E vedete, comunque sempre molte coltivazioni, però in questo momento vedete tanti muri che vanno a definire i confini. Sono stati fatti questi muretti per definire il confine, e se avete potuto notare si inizia a scorgere qualche piccolo trullettino, tipo quello lì, qualche trullettino, o tipo quello che è più bello, più ben mantenuto. E piano piano che mi sto avvicinando a questo posto, ne sto scorgendo sempre di più. Contesto comunque molto caratteristico, strade per il momento buone, e aumentano sempre i trulli. Trulli trullallaro, trullallà, trullellero, che bello questo. Ragazzi, siamo quasi arrivati, mancano poche centinaia di metri. Vediamo, trulli di albero bello. Dove sono? Eccoli qua i trulli. Eccoci qua, ragazzi, zona trulli. Che spettacolo, molto belli, molto belli. Adesso vi faccio vedere un po'. Ok, ragazzi, dopo un breve tratto, cioè dopo una breve visita a Alberobello, ora usciamo e andiamo verso la prossima destinazione, che è molto vicino all'ultima destinazione di giornata, che è Matera.
dove ho prenotato l'albergo. Ci manca circa un'ora e mezza, poco più, poco meno. Comunque albero bello, davvero molto bello, scusate il gioco di parole. Devo dire che inizio anche a sentire un po' la stanchezza del viaggio, e dalle, in pratica dalle 7 che sono in giro. Oggi sono un bel 10 ore di viaggio, non poco. Domani penso che farò una tappa più o meno simile come percorso, cioè come percorso, come chilometraggio, per poi dopodomani cercherò di magari diminuire un attimo i chilometri per rilassarmi un po' e gustarmi meglio un po' anche i paesaggi, non fare magari tutto di fretta. Cioè di fretta non è che sto andando di fretta, però arrivi a un certo orario che davvero sei abbastanza cotto, che perché è meglio far tanti chilometri quando si è ancora belli freschi. Per non ritrovarsi all'ultimo, magari quando si è un po' più stanchi, a doverne fare una caterba. Quindi preferisco metterne giù un po' di più all'inizio e poi alla fine andare un po' più tranquillo. Infatti già in Sicilia, quando arriverò in Sicilia, calerò un po' il ritmo. Poi il problema di domani è che devo allungare un po' il percorso, visto che farò allungare il percorso per non incrociare, diciamo, il Giro d'Italia, per non trovare le strade chiuse. Comunque vabbè, non ho, avrete visto, non ho fatto partire il drone perché sono salito sopra un trullo e già si vedeva abbastanza bene. Si poteva fare qualcosina in più col drone, però c'era un po' troppa gente e ho preferito non farlo decollare. Ragazzi, tanto queste strade le avete già viste, ci vediamo più tardi. A dopo! Ragazzi, qua mi sa che andiamo a beccarla oggi. Spero di no, però il tempo non è dei migliori. Nel caso non mi vedete, ci vediamo direttamente all'arrivo, ragazzi. Visto che dovrò, se piove, dovrò staccare l'action cam. Ci stiamo avvicinando a Matera. Non ho registrato mentre ho passato Altamura. Bello anche quel paese lì. Visto che comunque pioveva e ho messo via l'action cam. C'è anche parecchio vento. Infatti vedete le pale eoliche come sventolano veloce. Matera, che è come Alberobello, credo anche Alberobello sia patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Guardate qua i sassi di Matera.
Allora, prima cosa andiamo a vedere dove siamo collocati con l'albergo. Ragazzi, qua a Matera stiamo iniziando a vedere un po' i sassi di Matera, spettacolari, ragazzi. Ragazzi, tanto spettacolari i sassi di Matera, molto belli, molto carini. Adesso andiamo a vedere l'altro pezzo dove dicono che sia ancora più bello. Andiamo, andiamo, andiamo. Qua cattedrale di Matera, ora cerco qualcosa da mangiare, ragazzi, andiamo a mangiare qualche cosa. Non vorrei che mi scornano, non usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. Ah, English? No, no, Italia. Speak, yes, so and so. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi.